Ciao ragazzi, sono Andrea e benvenuti in Double Pivot. In questo video andremo a vedere una parte del flipper che a molti non è simpatica. Andremo a vedere i bumper. Li smontiamo e li rimontiamo. Andiamo in laboratorio, seguimi. Eccoci sul piano. Per prima cosa andiamo con un cacciavite a croce a svitare le due viti. E tiriamo via il nostro coperchio bumper cap. Per comodità andiamo a togliere anche la lampadina e dobbiamo andare sotto il piano a staccare i due filamenti del portalampade. Vedete che ai lati ci sono anche due viti, quelle le svitiamo dopo. Questa è la parte meccanica. Siamo sotto al piano, quindi abbiamo la staffa con la bobina. Ora andiamo a smontare. Per smontarla dobbiamo svitare i due dadi, 1 e 2, che sono quelli che fissano l'ombrellino di metallo che sta sopra al bumper. Quindi svitiamo il primo, il secondo e facciamo sfilare, facendo attenzione perché dietro ci sono due ranelle che andiamo a prendere. 1 e 2. Ora andiamo a svitare i tre bulloni che tengono la staffa. 1, 2, 3. Ora stacchiamo i due fili e abbiamo la staffa che portiamo a banco. Per poter smontare anche sopra il corpo sopra del bumper dobbiamo andare a tagliare, e va bene un tronchesino, i fili del portalampade. Quindi li vediamo qua, 1 e 2. Quindi andiamo con un tronchesino, tagliamo il primo e il secondo. Ora che abbiamo staccato i filamenti e abbiamo tolto la staffa con la bobina, quindi sotto ce l'abbiamo libero, andiamo a sfilare il nostro portalampade. Svitiamo le due viti che tengono il corpo, 1 e 2, e tenendo il corpo e l'ombrellino di plastica solleviamo dal piano tutto il corpo, facendo attenzione perché sono tre pezzi e all'interno di questo c'è una molla. Lo portiamo al banco. Ora che siamo venuti a banco lo smontiamo, quindi teniamo la parte sotto e sganciamo la parte sopra perché è a incastro in questi quattro buchi. Solleviamo l'ombrellino facendo attenzione che sotto c'è una molla plastica, la molla e il nostro portamolla. Ora andiamo a smontare la staffa con la bobina. Dietro ci sono due viti, andiamo a svitare. 1, 2. Viene via il pistone, viene via la bobina, abbiamo pistone con i due battenti e la molla che incliniamo leggermente e facciamo uscire, quindi il sostegno appoggiamo qua, la molla e i due battenti. Quello che si rompe spesso nei bumper è questo battente qua di metallo. Di solito c'è una crepa qua, va sostituito. Questo pezzo lo troverai su doublepinball.com. Ora andiamo a rimontare il nostro corpo bumper, ma sostituiamo questo corpo bumper bianco con uno trasparente nuovo. Quindi il nostro portamolla, inseriamo la molla all'interno
prendiamo il nostro ombrellino di plastica e i due buchi esterni dovranno andare a combaciare con la mezzaluna del nostro portamolla, in questo modo. Prendiamo il nostro corpo bumper e la mezzaluna deve corrispondere con i buchi esterni dell'ombrellino. Perché dovremo andare a infilare il nostro ombrellino di metallo, che è quello che spinge la pallina. Il nostro ombrellino deve potersi muovere liberamente, senza ostruzioni, perché la pallina passa di qua e da. Questo permette di dare il contatto alla lamella che c'è sotto, eccita la bobina e tira il nostro bumper. Andiamo a rimontare la staffa con la bobina. Quindi andiamo a prendere il nostro pistone dove c'è un taglio, inseriamo il battente di baccarite e al contrario montiamo quello di ferro. Inseriamo la molla, prendiamo il supporto, infiliamo il nostro pistone e il battente di ferro deve stare rivolto verso l'alto, quindi verso il piano. Mettiamo la bobina sulla staffa, infiliamo il pistone con i battenti e andiamo a fissare le due viti. Le avvitiamo senza stringere, andiamo a vedere se tutto è in linea, la bobina non si deve muovere, dopodiché andiamo a stringere. E la nostra staffa con bobina è pronta per essere rimontata. Ora andiamo a montarlo sul piano. Rimontiamo il nostro corpo bumper e andiamo ad avvitare le due viti sul piano. Una e due. Stringendo bene le due viti, perché il corpo non si deve muovere. Andiamo ad infilare il nostro portalampade, mettendolo negli altri due buchi, prima da una parte e poi dall'altra, così. Mettiamo la nostra lampadina OLED, quello che piace a noi, e ora andiamo sotto a saldare i due fili del portalampade e rimontare la staffa con la bobina. Abbiamo fatto passare i fili del portalampade, quindi andiamo a saldare quello che avevamo staccato prima. Quindi io uso un saldatore a gas, che è molto comodo perché non ha il filo e si scalda subito e si raffredda subito. Ci aiutiamo con un cacciavitino e andiamo a tenere col cacciavitino il filo e andiamo a saldare uno e andiamo a saldare anche l'altro. Rimontiamo la nostra bobina, mettiamo le due ranelle, teniamo l'ombrellino e infiliamo nei due battenti della sua sede. Puntiamo
due dadi nei filetti dell'ombrellino e fissiamo la staffa con la bobina, con i tre bulloni. Andiamo a stringere tutto. Ora riattacchiamo due fili e chiudiamo con il coperchio il nostro corpo bumper. Un altro pezzo importante è questa lamella. Questo dà l'impulso alla nostra bobina, quindi permette di tirare verso sotto al piano l'ombrellino per poter spingere la pallina. Quindi questa lamella va regolata perfettamente, deve essere molto vicina, non troppo, perché non deve subire vibrazioni, perché se per caso si flippa e vibra la lamella e fa contatto, il nostro bumper si attiverà. Quindi il consiglio è di entrare in test con una pallina, farla passare sopra all'ombrellino di plastica, perché con la punta lui va a schiacciare questa plastica e permette di far contatto alla lamella. Ultimo passaggio, rimontiamo il nostro bumper cap, il nostro cappuccio, mettiamo le viti stringiamo e abbiamo finito. Bene, spero che ora i bumper siano leggermente un po' più simpatici. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, commenta per farmi sapere cosa ne pensi o per vedere una parte specifica del flipper che a te interessa. Ti ricordo che ti puoi registrare su www.com e fare gli acquisti. Puoi seguirmi sulla pagina Instagram e Facebook. Cliccando qui ti iscriverai al canale e rimarrai aggiornato su tutti i futuri tutorial e video che faremo. www.bimbo.com. I love people.